Io 5, ho perso 3 finali. Già per te, già giocarne una di finale, tanto su non chiede di giocarne una. 8 sono impressionanti. Quella di. Quella che ha alzato mio papà era più piccola, ma aveva quelle orecchie così sporgenti. Cioè più emozionante per te? Ma forse la prima. La prima. A Barcellona con 100.000 tifosi. Ho sofferto. Di sofferenza. Sì, la verità, al di là dell'avversario, alla fine, quando arrivo l'obiettivo, è l'obiettivo, alla fine. Per me la competizione più difficile che c'è al mondo, perché un mondiale non è così difficile. Noi abbiamo vinto un mondiale, anziché un mese fatto bene, il mondiale magari porti a casa, con talento, con tutto. Se vinci questa qua, è qualcosa di diverso. Scrivi la storia, questo è chiaro. Il Milan ha avuto 3 grandi periodi. Il periodo di Sacchi, primo Milan, il periodo di Capello, il periodo di Ancelotti. Abbiamo vinto 5 Champions, abbiamo fatto 8 finali, ma quei 5 anni lì, dal 2002-2003 al 2006-2007, sono stati fantastici. Voi eravate meravigliosi. Il tempo di tutte le volte che ci siamo abbracciati, abbiamo riso, pianto, discusso, viaggiato, giocato, perso e soprattutto vinto. Presto è la velocità dei ricordi, è il pensiero di quello che hai dato tu e di quello che è stato dato a te, del prestigio che hai portato e di quello che hai ricevuto. Noi non saremmo stati noi senza il Milan e quel Milan non sarebbe stato quel Milan senza di noi. E questa è la nostra eredità, quello che noi lasciamo. Perché i calciatori cambiano, perché altri hanno indossato quella maglia dopo di noi e hanno preso il nostro posto. Ma noi, se ci pensate, noi è quello che abbiamo fatto, noi è quello che abbiamo vinto, noi è quello che abbiamo dato, siamo sempre qui. Stando bene ieri, stando bene questa sera e stando bene insieme sempre, ogni volta che succederà.